Or dunque, rieccoci amici appassionati di motori e oggi vi ho svuotato l'officina apposta per farvi vedere il signorino di dietro. Vi presentiamo lui, la nuova rivoluzione, se mette a poco, mettesse, del motore italiano, nato dalla collaborazione tra casa Pistone e casa Biella. Vediamolo. Notato nulla di strano? Sembra un motore normale, ma effettivamente, a parte che gli manca la coppa, ma dettagli, signori, non perdiamoci in quisquiglie. Rifaccio un giro che magari si vede meglio, Piano piano lo facciamo. Anzi, piano, non è che non ci abbiamo tempo, che siamo curiosi qua. E notato nulla? Questo è un rivoluzionario sistema a presa d'aria diretta di motore turbo benzina, uno dei pochi esemplari al mondo. Ammirate. Dunque, lei che sta guardando questo video si senta fortunato, è uno dei pochi che al mondo ha potuto visionare un motore del genere. Insomma, parliamo mica della solita pizza e fichi qua. Non so perché ce l'ho con sta pizza e fichi. Ma partiamo dall'inizio. Secondo voi, vecchie cavi inglesi, com'è nato tale prodigio della tecnica? Allora, precisamente, tale prodigio di tecnica e scienza è nato da un 3 cilindri turbo, un EcoBoost, che ragazzi, non denigriamolo già, è un signor motore, 100 brevetti di motore, si riesce a fare i 20 al litro, se è alpinino leggero, se è alpinino pesante, beve come un alpino con la cirrosi epatica, ma non stiamo a parlare di consumo adesso, non perdiamoci in quisquiglie. Questo motore è un motore, per chi lo sa, con una distribuzione, quindi un collegamento tra gli alberi a camme e l'albero motore a ciglia a bagno d'olio. I pignoloni so che già qua ci chiedono, ma perché non una catena? Io non lo so, chiediamolo a Ford, che magari ce lo dice, o Peugeot, o a tutti quelli che hanno voluto mettere queste cinghie. Ma ci sono due cinghie dentro questo motore, quindi la seconda cosa fa? Oltre ad esserci quella dei servizi, che però è esterna e va attaccata a questa puleggia, ma quelle interne cosa fanno? Eccola qua, questa è l'altra cinghiettina, tra l'altro una cinghia che è piccolissima, che permette alla pompa dell'olio di aspirare tramite la succhiarola qua l'olio che sta nella coppa qui in basso. Quindi abbiamo una cinghia a bagno d'olio che alimenta la pompa e una che alimenta, che mette in collegamento l'albero motore, che è questo qua sotto, dove noi abbiamo la fortuna in questa speciale edizione di ammirare anche una parte di Biella, e gli alberi a cammes. Abbiamo quindi detto che questo motore sostanzialmente nelle parti interne è mosso da delle cinghie di gomma ed ovviamente delle parti di elastomeri metallici interni che ne rendono più resistenti. Difatti ha un occhio attento, e lo so che lei sempre attaccato a questo video se ne è accorto, questa cinghia non sembra rotta e infatti non è rotta. Quindi questa creazione fenomenale che abbiamo visto all'inizio con queste prese d'aria gigantesche non arrivano da una rottura di una cinghia. Ci perdiamo però un dettaglio, perché quando succede un problema su un motore dobbiamo chiederci in che condizioni, quali sono le condizioni cosiddette latenti, cioè quello che c'è intorno, come mai è successa una cosa del genere. E allora, questo motore girava a circa 130 orari, quindi 2000-3000 giri, in autostrada, ed improvvisamente il cliente ha sentito un bel tonfo, e da lì poi è partita la creazione, e il motore si è fermato, anzi, il motore in realtà è rimasto in moto, udite udite, cosa che il cliente me l'ha giurato, questo motore è riuscito a rimanere in moto con tanto di creazione, che essendo un prototipo sarebbe dovuto rimanere in moto, però di fatto è rimasto in moto, quindi da 3 siamo passati a 2 cilindri, è diventato un 2 cilindri, anche dopo un lavoro del genere. Quindi pensate a volte, no? Se me l'avessero detto, giuro, io non ci credevo. E invece sì, me l'hanno detto, però me l'ha giurato, quindi penso che giurasse il falso, quindi sto motore sarei rimasto in moto veramente per qualche minuto a 2 cilindri. Eppur si muove, direbbe qualcuno. Ma ok, andiamo avanti, che poi i più impazienti non mi guardano i video. Volevamo capire qual è la causa di tale creazione. Ebbene,
Siamo partiti dalle cinghie a bagno d'olio, non per caso. Adesso vi mostro una cosettina. Non c'è trucco, non c'è inganno, la mano è pulita. A parte fare schifo in questo periodo dell'anno, ma guardate se io faccio scorrere la mano sulla cinghia. Cosa succede? Guardate un po'. Lo vediamo, metterà a fuoco. È come se fosse sabbia. E per ragioni mistiche, tutta questa sabbia, che attenzione, non parte solo da questa cinghia, ma anche da questa. Perché se io faccio così e continuo per un po', sono pieno di questa graniglia, se mettessi a fuoco, eccolo qua, sono pieno di questa graniglia che, stavamo dicendo, per ragioni mistiche, passa in tutti i passaggi dell'olio del motore, comprese 20.000 elettrovalvole, perché questo motore ha tutta una serie di accorgimenti per lubrificarlo che non sono così ovvi. Ci sono delle elettrovalvole qui, c'è tutti degli ugelli che spruzzano l'olio sui pistoni, tutta una serie di cose, però se noi poi ci andiamo a mettere la sabbia dentro, diciamo che qualche problema può sorgere, o meglio, qualche risultato possiamo averlo, e infatti poi ce l'abbiamo avuto. Ma guardate un po' se io vado qua col dito sulla succhiarola, cosa esce fuori? Non c'è più spazio per niente. Guardate i pezzi che si staccano, è allucinante. Ecco, questo è il risultato delle nostre cinghie che si sono sciolte, si sono insabbiate, sono diventate sabbia. Anche qua, attenzione, guarda, tutta questa roba se n'è andata a finire lì, e poi il risultato l'abbiamo visto. Ma adesso noi andiamo a vederlo da vicino, perché la cosa bella è che io poi, da curioso, sono andato a vedere dove fosse sparito, dove fosse il pistone, perché vedete, qui c'è la biella. Lei che guarda, la vede sta biella? Attenzione, ok, la vediamo sta biella, che gira tra l'altro libera, quindi non si è fuso, non abbiamo problema di bronzine, ma questa qui dovrebbe essere una biella, e non c'è più il pistone. Ma dove è andato? Noi nella coppa non l'abbiamo trovato, e adesso vi mostrerò che con una sonda, con un endoscopio, non si vede assolutamente nulla, se n'è praticamente sparito, è esploso. Ora, con un potentissimo strumento, letto endoscopio, che non è altro che una telecamerina, quella che vi serve anche per andarvi a farle le varie telecamerine che, no, mi ha capito, vanno a vedere se c'è qualcosa, ecco, noi la usiamo per andare dietro lui. Così andiamo a spiarlo un po'. Non so cosa si vedrà, perché i miei strumenti potentissimi di tecnologia, computer, eccetera, non sono proprio adepti al mondo video, però noi ci proviamo, signori. Prendiamo in mano lo strumentino. Io direi di avvicinare. Vediamo se innanzitutto si vede qualcosa sul video. Sì, direi che si vede. Via, 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 via. E adesso facciamo il giro. Ce ne andiamo vicino al nostro disastrato, alla nostra creazione, e andiamo, proviamo ad andare su un attimo. Insomma, devo prenderla un po' diversa, perché ecco qua, vediamo cosa si vede. Allora, mi faccia cambiare un po' posizione, perché così non si vede una mazza. Dicevamo, finalmente ce l'ho fatta, e andiamo a vedere dentro. Allora, io già, purtroppo non è di qualità altissima questa telecamera, quindi faccio fatica io, immagino voi comunque. Allora, qua già vediamo una valvolina che è di aspirazione, quello dico io che è di aspirazione, e qua, attenzione, sapete cos'è quella roba lì con sopra quel pezzo? Questa qua, mannaggia, due mani ho. Questa qua è la candela, questa è la candela, non c'è neanche più, è schiacciata e distrutta. Poi, volevo vedere le valvole di scarico se riesco, ma non ci riesco. Non ci riusciamo, va bene. Purtroppo due mani ho, ecco qua. Anzi no, quella lì, ragazzi, non è la candela. Questa è una sede di una valvola, è la valvola, l'altra valvola di aspirazione, non c'è più, è sparita la valvola. Quello lì è uno scorrivalvole, insomma, adesso mi viene neanche il nome, ragazzi. La candela è qua in mezzo, eccola, la vediamo, eccola qua, questo forellino, perché non c'è la candela, adesso vedevo.
c'è il forellino col filetto che vediamo a sinistra del video, ecco, quella lì dove va la candela. Quindi questa qui è una valvola che non c'è più neanche lei, se n'è scomparsa e se n'è andata. Ma vi immaginate la bomba che è stato sto motore quando si è creato? Un Big Bang. E vi dirò di più, che purtroppo, come dico sempre, la sfiga ci vede benissimo. Cosa abbiamo lì davanti dove si è rotto il motore, dove si è rotto il monoblocco? Lo scarico e il motore in avviamento. Si sono rotti pure loro. Talmente la botta è stata potente che ha piegato lo scarico, rompendolo, e anche il motore in avviamento. E adesso vado a cercarlo, vedo se li vedo. Cioè, se li trovo, così ve li mostro. Ebbene, vecchie chiavi inglesi, sono tornato dal mio arduo compito di trovarvi il motorino avviamento e lo scarico, ma ahimè è passato un po' di giorni dal lavoro, comunque vi farò vedere delle foto, e non si trovano più. Sarebbe piaciuto farveli vedere dal vivo. Comunque, cosa possiamo comunque imparare da questa storia? Se possiamo poi imparare, perché in realtà poi le cose le cambiano ogni 3 giorni, quindi poi domani non sarà la stessa cosa, però noi impariamo comunque. Innanzitutto, su motori del genere, quindi con cinghia a bagno d'olio, e anche se avessero la catena, perché alcuni furbacchioni mettono la catena qua, quindi tra gli alberi a cam e il nostro albero motore, e poi si perdono e mettono una cinghiettina del cavolo sopra la pompa qui, che purtroppo per vederla c'è da tirar giù la coppa, anche perché c'è da toccarla per capire se... Poi magari con una telecamera tipo quella che vi ho mostrato prima si riesce anche a vedere sotto la succhiarola, ma la vedo grigia. Comunque, alcuni hanno sulla pompa dell'olio questa, quindi non è detto che se noi aprissimo la parte sopra, che diciamo è un po' più semplice, possiamo vedere lo stato della cinghia. Magari a volte ci tocca anche smontarla giù. Comunque, alle manutenzioni, diciamo 50.000 km, io ai miei clienti consiglio sempre di controllare le cinghie e a volte anche ogni tagliando. È importantissimo ovviamente utilizzare l'olio che ci dice la casa madre, che poi non è detto che oli di altra fattura, magari anche migliori, non vadano bene, ma chi ci fa l'esperimento? O lo fate voi, o se no, tanto vale affidarsi alla casa madre, che poi effettivamente... Bisogna vedere, perché questo risultato probabilmente è stato fatto con l'olio originale, quindi c'è un problema sulla componente della cinghia. Che dicono siano state modificate, rinforzate, trasformate, dicono, O vedremo. Lo so cosa pensate. Compriamo l'auto e dobbiamo anche sorbirci queste cose. E se no, paparella, com'è che lavora? Come facciamo noi? Su. Comunque dicevamo tra di noi che è importante controllare il più possibile queste cinghie qua, perché il problema non è che si spaccano. Nell'ultimo periodo vedo sempre più motori distrutti, e questo ne è l'esempio, perché questo qua, tra l'altro, ripeto, andava, perché lui andava a 2 cilindri, però era distrutto. Non c'è neanche più il pistone, avete visto? Se vado diretto nella valvola, cioè un'esplosione è successa dentro quel motore. Ma comunque... è sempre meglio controllare lo stato della cinghia, perché se noi non abbiamo più lubrificazione e la spia dell'olio non si accende, perché anche qui qualcuno direbbe, ma la spia dell'olio non si è accesa. No, non si è accesa, perché probabilmente la pressione in certi punti arriva, in certi punti no, ed è dove non arriva. Guarda caso, anche lì, il motore ci sta parlando. Dov'è che si è rotto, signori? Nel terzo cilindro, ovvero quello più lontano alla pompa dell'olio. Quindi anche qui lubrificazione. Quindi, morale della favola, informiamoci, vecchie chiavi inglesi, se abbiamo motori del genere, perché è bene controllarli, onde evitare spiacevoli inconvenienti. Purtroppo, se la cinghia è solo quella della pompa dell'olio, bisogna tirar giù la coppa, spesso e volentieri. Si può provare con una camera ai tagliandi, anche lì dipende dal motore. Insomma, il concetto l'abbiamo capito. Controlli, controlli e controlli. Or dunque, quindi, signori miei, vecchie chiavi inglesi, siamo finalmente arrivati all'epilogo di questo video. Io spero che vi sia stato utile e vi sia interessato. Noi ci vediamo alla prossima mirabilante avventura, vicintissima avventuriera. E un saluto, vecchie chiavi inglesi, ciao!